Il fuoco di
presenza di Afrin. A Torino scendiamo nuovamente in piazza per ribadire che non restiamo in silenzio, che vogliamo rompere il muro di silenzio e di complicità rispetto all'invasione della Turchia contro la regione di Afrin. Era riuscito a sfuggire alla violenza e alla distruzione della guerra civile, per l'appunto, in Siria. Afrin, così come il resto delle regioni che si trovano nella Siria del Nord, è parte di una rivoluzione iniziata nel 2012 con una determinazione per la dignità, per una società equa, per una società non sessista e non patriarcale. Questo era l'incredibile esperimento sociale che è ancora in atto nella Siria del Nord e che si stava praticando anche da Afrin, un luogo che ha accolto centinaia di migliaia di profughi interni che hanno trovato in Afrin un luogo sicuro fin quando la Turchia di Erdogan, la Turchia pagata dall'Unione Europea per la cosiddetta accoglienza dei profughi siriani, quella stessa Turchia ha invaso Afrin, ha bombardato la regione con migliaia di raid aerei insieme alle milizie jihadiste di Al-Qaeda, di Al-Nusra e anche dell'ISIS, che si sono solo riciclate sotto una nuova uniforme, sotto una nuova veste, ha compiuto crimini contro l'umanità, rapimenti, torture, decapitazioni contro le combattenti e i combattenti dello YPG e dello YPG che storicamente hanno resistito fino all'ultimo, per poi infine il 18 marzo decidere di ritirarsi dalla città di Afrin per evitare un massacro tra la popolazione civile che aveva deciso di non scappare, che aveva deciso di non abbandonare la propria terra. Gli ultimi giorni di questa invasione sono stati giorni terribili, giorni in cui le vittime fra i civili sono aumentate in modo esponenziale. Sono negli ultimi due giorni, si calcola di oltre 200 civili sono stati massacrati dai raid dell'aviazione turca, dalle bombe della NATO. Si aggiungono agli altri 300 che in questi due mesi di aggressione, di invasione, di guerra sono stati uccisi, tra loro molte donne e bambini. Le strutture civili sono state bombardate. L'ospedale di Afrin, lo stesso ospedale di Afrin, l'unico che era ancora funzionante, è stato bombardato. Crediamo sia fondamentale essere qui in piazza quest'oggi insieme ad altri milioni di persone che stanno scendendo in piazza per Afrin, in Italia e tutto il resto del mondo. Questo perché la rivoluzione che è sotto attacco la sentiamo come la nostra rivoluzione, come qualcosa da difendere a ogni costo, mettendo in campo anche quello di cui più prezioso abbiamo. Vogliamo ribadire la complicità internazionale e il silenzio della comunità internazionale che ha aiutato di fatto la Turchia a compiere questo nuovo atto genocida e di pulizia etnica. Il dittatore sanguinario Erdogan a stringere la sua mano insanguinata, una visita quella di Erdogan in Italia che è stata sì una visita istituzionale ma è stata soprattutto una visita per parlare di affari, di affari, dei grossi e grassi affari che l'Italia continua ad avere con la Turchia. Elicotteri che hanno bombardato e ucciso centinaia e centinaia di civili, ma non solo, l'Unicredit, la Ferrero, la Barilla, il Pregino, sono tutte aziende che continuano a intrattenere rapporti economici, rapporti commerciali con la Turchia e per quanto ci riguarda sono assolutamente corresponsabili del massacro e del genocidio in atto. È necessario continuare
a non lasciare sola la gente della Siria del Nord, i combattenti e le combattenti curde, di quando Afrin non verrà liberata nuovamente dagli invasori. Grazie a tutte e tutte e buon corteo. Yeah.
Al macello e al genocidio pianificato da Erdogan e dalla Turchia. Però appunto questa era la partita spettacolare dei media e con ISIS. Invece la partita secondo me nostra è quella diversa, è quella del confederalismo democratico, è quella di un posto dove tutti i popoli possono vivere insieme e dove quell'esperimento di autodeterminazione delle donne e dei popoli che ha avuto spazio in Rojava negli ultimi anni continua a vivere come esempio per tutto il Medio Oriente e per tutto il resto del mondo pure. Per questo è importante che noi da qua continuiamo a supportare Afrin e a supportare in generale tutta quella battaglia, anche e soprattutto in questa nuova fase che si apre adesso, che come è stato detto anche su Afrin sarà la fase della guerriglia e in generale adesso si aprirà appunto tutta la fase della resistenza alla Turchia. È importante che tutti quelli che in qualche modo ci hanno scommesso, ci hanno creduto e ne hanno parlato in questi anni continuino a farlo.
Viva la resistenza delle YPG!
abbracciato con le milizie jihadiste di Al-Nusra, ISIS e Al-Qaeda, ha iniziato un'invasione del cantone di Afrin. Afrin è una regione della Siria del Nord, uno dei pochi territori che hanno relativamente goduto di una situazione di pace durante la sanguinosa guerra che tuttora attraversa in Siria. Un luogo di pace e accoglienza, dove centinaia di migliaia di profughi interni hanno trovato un luogo sicuro dove vivere in questi anni. Un luogo dove si vive ogni giorno uno straordinario esperimento sociale, fatto di parità di generi, di attenzione all'ecologia, di democrazia dal basso, di convivenza pacifica di tutte le etnie e le religioni. E la Turchia di Re sta portando avanti un progetto di genocidio e pulizia etnica, con l'intenzione dichiarata di eliminare il problema. Come si è cercato di fare la domanda?
fanno affari con un regime dittatoriale come quello di Erdogan. Questo è inaccettabile. Non possiamo restare in silenzio ed accettare a testa bassa che chi sta qui dietro casa nostra, vicino a casa nostra, continui ad avere affari con la Turchia. Chiediamo l'immediata cessazione di ogni rapporto economico con la Turchia di Erdogan, di ogni rapporto diplomatico con la Turchia di Erdogan. Chiediamo l'immediata cessazione della vendita di armi alla Turchia di Erdogan. La Turchia di Erdogan è uno Stato fascista, è uno Stato che si basa sul genocidio e sull'annientamento delle altre differenze. Noi sappiamo benissimo da che parte stare. Siamo con i partigiani e le partigiane curde che Rojava e la Siria del Nord, che tutti stanno qui a partire. È possibile che non ci siamo in tutti i conosciuto in Inghilterra, in Europa, in Siria, descrivono come una ragazza meravigliosa e si percepisce da quello che si racconta, dalle foto sue che circolano in rete in questo momento, che non è affatto come dire un ricordo retorico dovuto, ma che davvero mancherà a tutte e tutti noi, mancherà a quelli che l'hanno conosciuta, che hanno avuto questo privilegio, e anche a quelli che non l'hanno conosciuta. Una ragazza che era sempre in prima linea nelle lotte nella sua città, nei suoi territori, tenendo vivo un sapere e un comportamento critico che spesso nell'Europa di oggi ci sembra mancare. Una ragazza che in fine aveva fatto la scelta di prendere le armi in Siria contro lo Stato Islamico combattendo ad Erezor e che le sue comandanti avevano cercato di dissuadere dall'idea di andare ad Afrin a fronteggiare i miliziani jihadisti supportati dall'aviazione turca, perché è chiaro che recarsi su un fronte del genere mette ulteriormente in pericolo la vita di una persona, e molti di noi qui in questa piazza sanno qual è il senso di ospitalità, la cultura di ospitalità e di amicizia del popolo curdo. Però Anna Campbell ha insistito, a tutti i costi ha voluto andare a combattere sul fronte di Afrin e ha detto che in qualche modo chi decide di dare alla possibilità una possibilità, chi decide di credere nel possibile, deve per forza accogliere e ritenersi parte di un'eredità bella e grande, un'eredità che parte dalle donne della Comune di Parigi, passa per le milizie operaie di Amburgo nel 1923, attraversa la resistenza antifascista, la rivoluzione d'ottobre, la guerra di Spagna, gli scioperi dei lavoratori indiani, la lotta delle donne delle montagne del Kurdistan. E infine quindi lei ha scritto che
che combattere ad Afrin non era soltanto combattere, sicuramente anche affrontare il rischio di cadere in battaglia e quindi anche di finire in questo grande mondo di migliaia e migliaia di martiri che in tutte queste rivoluzioni, in tutte queste resistenze, purtroppo in tutte queste guerre sono caduti. E non è soltanto lei che è venuta a mancare in questi giorni, anche Alina Sanchez, che molti di noi hanno conosciuto di persona, una compagna argentina, il cui nome kurdo, il cui nome di battaglia era Lederin, che significa cercare, ricercare, andare in cerca. E lei dall'Argentina era partita, era andata a studiare a Cuba medicina, sicuramente non aveva scelto questa università e questo paese per un caso. E non è un caso che da Cuba sia poi volata in Kurdistan e abbia combattuto molte battaglie in Kurdistan, in varie regioni del Kurdistan, si sia impegnata in diverse lotte contro diversi oppressori e infine abbia trovato la morte purtroppo in Rojava qualche giorno fa. I arabi della Siria del Nord, così anche nel Kurdistan turco, in Iraq, in Iran. Il nostro nemico sono queste banche, come Unicredit, che mantengono relazioni finanziarie con la Turchia, non importa se la Turchia sta imponendo un nuovo Stato Islamico in Siria, dopo che per anni tanti di noi e tanti di loro hanno combattuto per distruggere quello che era nato nel 2014, non importa se la Turchia sta incarcerando migliaia e migliaia di insegnanti, di studenti, di dissidenti, sta uccidendo in modo sommario le persone nelle carceri, non importa se la Turchia ha introdotto il matrimonio con minorenni in nome di una visione medievale della società, non importa tutto questo, non importa se la Turchia è palesemente un pericolo per la nostra sicurezza, per la sicurezza anche dei torinesi che adesso passano da qua, cui purtroppo non viene data l'opportunità dei mezzi di informazione di sapere che rischi corrono grazie a Unicredit, grazie a Leonardo, grazie al nostro governo, grazie alla NATO, grazie al nostro ministro degli esteri, grazie al Presidente della Repubblica che ha stretto la mano ad Erdogan quando è venuto a Roma, grazie al Papa che gli ha stretto la mano e gli ha fatto dei regali quando è venuto in Vaticano, e grazie a quei 4.500 poliziotti che hanno pintato Roma in onore di un presidente fascista e islamista, nemico del nostro paese, nemico della nostra cultura e soprattutto della cultura proletaria, rivoluzionaria che noi portiamo avanti, in cui noi ci riconosciamo in tutto il mondo quando lottiamo contro questo genere di oppressore. Non importa tutto questo, importano solo i soldi, perché questo è il capitalismo, questa è la società in cui viviamo, e finché accettiamo il capitalismo accetteremo anche gli attentati come quello di Parigi, accetteremo anche di rischiare le nostre vite per nulla, soltanto per gli interessi di qualcun altro. Questo Anna Campbell, questo Alina Sanchez lo sapevano, per questo hanno perso la vita in Rojava, per questo oggi dobbiamo ricordare in questa manifestazione. Oh,
Che non è una disinformazione pure a se stessa, ma è una disinformazione che è parte di un progetto portato avanti dai media mainstream italiani e da quotidiani come ad esempio La Repubblica. Il 18 marzo, ovvero il giorno in cui la città è stata occupata e saccheggiata dall'esercito turco a braccetto con le milizie e le bande jihadiste di Al-Nusra, di Al-Qaeda e dello stesso ISIS, sì, l'ISIS, il nemico dell'umanità, il famoso nemico dell'umanità di cui ci preoccupiamo solo quando bussa alla porta di casa nostra e che invece sembriamo ignorare quando uccide e massacra a migliaia di chilometri da noi. Ebbene, Repubblica ha parlato di liberazione della città di Afrin. Repubblica ha parlato di un corridoio umanitario, così l'ha definito, aperto dall'esercito turco per permettere alle centinaia di migliaia di civili di lasciare la città. Ospedali, siti archeologici, utilizzando anche armi chimiche vietate da qualsivoglia convenzione internazionale. Questo è avvenuto da prima e se non lo sapete è perché è avvenuto nel silenzio complice dei media, ma anche nel silenzio complice di tutti i governi mondiali, compreso quello italiano e compreso quello dell'Europa, che invece aveva pensato di dare a Erdogan e alla Turchia ancora 3 miliardi di euro. Oggi l'Europa è totalmente complice e connivente con quello che Erdogan sta portando avanti, un progetto di massacro, di genocidio, di pulizia etnica. Questo perché Erdogan l'ha dichiarato a chiare lettere che vuole cacciare i curdi dalla regione di Afrin e dalle altre regioni. Per tutti coloro che vogliono dare una mano e portare un aiuto in quei territori, non ci si può lamentare poi quando ISIS attaccherà nuovamente in Europa. Noi siamo con Afrin, siamo con la rivoluzione della Siria del Nord, una rivoluzione che parla di femminismo, di ecologia, di democrazia dal basso, di autogoverno dei territori. Questa è la rivoluzione che sosteniamo, questo è il modello sociale che ci sentiamo di appoggiare. Is a fighter, you are. He's a fighter.
Non la compagnia di un giorno,